Nel giorno della grande festa della Santa dei Casi Impossibili non potevamo dimenticare Rocca Porena, il piccolo borgo a 6 km da Cascia, dove Santa Rita ha vissuto 36 anni, quasi la metà di tutta la sua vita. Il giorno della festa sembra che Rocca Porena sbocci tra l'arrivo di pellegrini, persone che salgono presto al mattino allo scoglio per pregare, e soprattutto c'è questa processione bella che noi facciamo partendo da Rocca Porena a Cascia e che evoca una delle tante dei tanti viaggi di Santa Rita, e in particolare quel grande viaggio che lei ha compiuto da Rocca Porena a Cascia per entrare poi in monastero. Ci troviamo qui alla casa dove è nata Santa Rita nel 1381. E qui vicino poi abbiamo la chiesa dove Santa Rita ha ricevuto il primo sacramento della comunione e successivamente dove lei si è sposata. La vita vissuta da Santa Rita a Rocca Porena è la parte laica, la parte dove l'ha vissuta come ognuno di noi, in una maniera, diciamo, di una persona diversa, ma sicuramente lei si sarà innamorata della persona che poi ha sposato e con la quale ha formato una famiglia. Ecco, ha avuto anche due figli, probabilmente gemelli, e questa, diciamo così, ci rende la santa molto vicina per aver vissuto la sua vita come uno di noi, insomma, come la mia famiglia, ecco. Sono davvero tantissimi pellegrini che arrivano magari prima o dopo la visita a Cascia, arrivano anche qui a Rocca Porena. Molti di loro salgono fino in cima allo scoglio dove anche Santa Rita pregava. Sono momenti per i pellegrini di forte devozione e di una preghiera davvero intensa, così vicini anche al cielo. Santa Rita viene incontrata tra le persone più semplici che vengono qui a Rocca Porena per ritrovare in lei una persona a cui affidarsi, a cui confidare anche problemi, difficoltà. E sono donne, famiglie, bambini che vengono trascinati qui e girano per Rocca Porena, nel piccolo borgo. Alcune persone vengono a chiedere grazie, grazie di guarigione, grazie per avere un figlio e anche a ringraziare per la guarigione di una malattia avvenuta, come è successo poco tempo fa, o anche per impetrare da Santa Rita il dono della pace, la pace nella famiglia, la concordia. Rocca Porena, Alfredo, è un piccolo borgo, piccolissimo borgo, ma è veramente denso di tanti luoghi che ci raccontano la vita di Santa Rita. Di tanti ricordi della vita di Santa Rita, per cui, ecco, percorrendo la strada per raggiungere qui la casa maritale di Santa Rita, abbiamo visto lo scoglio della preghiera dove Santa Rita si recava a pregare, dove, diciamo così, era più vicina al Signore. E dall'altro lato della montagna, dello scoglio della preghiera, c'è l'orto del miracolo. Poi, spostandoci ancora più verso in basso nel paese, abbiamo incontrato il lazzaretto. In questo luogo Santa Rita si era dedicata molto alla cura dei malati. E poi ora, ecco, ci troviamo qui davanti alla casa maritale, diciamo la casa del matrimonio, la casa della famiglia, dove lei e Paolo hanno ricevuto due figli. Qui trovano la santa particolarmente donna, cioè quella che in qualche modo si è preparata poi al grande volo, ma si è preparata in queste vie, tra queste mura, in una familiarità quotidiana.